Grazie Paolo, grazie di questa occasione. Complimenti sempre a te e anche a tutti i relatori della fattiva approfondimento su temi che ovviamente sono più che essenziali oggi, sono totalmente vitali. E quindi veramente lo spaccato di professionalità con cui, attraverso le quali si sta lavorando. Vorrei accennare a tre questioni. Una, la prima è quella, devo dire, delle considerazioni generali che ho potuto sentire, quindi quella che poi anche il direttore Corazza ha espresso, ma che sono state espresse anche dagli altri relatori. Diciamo che abbiamo oggi un trinomio, un triangolo veramente vincente, quasi impensabile, forse se non vogliamo esagerare a 5 anni fa, ma forse sicuramente a 10 anni fa. Si parlava prima di debito buono, di politica industriale e ovviamente di cura del creato con tutto quello che significa. Pensare questo che non è come dire, fino a 10 anni fa, non ne parliamo ancora prima, erano idee, scusate il termine, un po' settoriali, ecco, forse che stavano in alcuni settori, ma non stavano in tutti i settori della società, non stavano in tutti i... non stavano in un'ampiezza così grande che oggi è l'Europa. Pensare che l'Europa, e quindi ovviamente con grandi a volte problematicità e difficoltà, si è incamminata su questa serie, quindi insomma, più di 200 milioni di europei stanno lavorando su questo, stanno cercando di risettarsi, di equilibrarsi, ovviamente ci vorrà tempo, però devo dire che non solo era impensabile, ma che comunque è un grandissimo risultato. Ora, è venuto sicuramente, ma è stato sempre così poi, non è che ce ne possiamo vedere oggi. Diciamo che i grandi cambiamenti sono stati a volte purtroppo dettati da grandi sconvolgimenti, da grandi catastrofi e quindi evidentemente sicuramente quella che stiamo vivendo è una di queste, però devo dire, voglio dare così, mi veniva da pensare ascoltando le parole prima. Il primo punto lineare significano ormai quasi 50 anni fa, 1972, la prima conferenza dell'ONU a Stoccolma sull'ambiente umano, Conference on the Human Environment, ha posto per la prima volta 50 anni fa quelle che sono le due dimensioni dell'uomo, che lo sono state da sempre, di più con lo sviluppo industriale. La funzione main made è la funzione quindi del fare, del fatto, perché poi del benessere anche materiale ne godiamo tutti, e la funzione però natural, quella naturale. E poi c'è stato, lo sappiamo, in quegli anni, il libro che, guarda caso, il Club di Roma ha commissionato al MIT, all'Istituto Americano, sui limiti dello sviluppo. Oggi parliamo certo di limiti dello sviluppo, che prima i limiti, qual è la grande differenza? Che prima i limiti erano limiti tecnologici, nel senso che non si riusciva, no, ancora non c'era una tecnologia così potente che aveva fatto superare quasi oltre ogni limite. Oggi i limiti devono essere posti da chi? I limiti devono essere posti da noi. Ed ecco allora che la grande forza, una delle grandi forze che la Laudato Si' del 2015 ha posto il Santo Padre, è quella che essendo noi che dobbiamo porci dei limiti, non possiamo avere né una concezione dell'ambiente cosiddetto ecocentrico, nel senso che c'è l'ambiente e l'uomo è fuori. No, non è così perché l'uomo fa parte di questo ambiente, nel bene e nel male. Nemmeno forse la funzione antropocentrica va bene, nel senso di questo uomo connaturato all'ambiente. Se però questo rapporto è solamente dispotico, nel senso che l'uomo tutto può fare, non si pone limiti perché tutto può fare, forse evidentemente qualche pensiero e qualche riflessione la dobbiamo fare. E allora, come il pensiero del Santo Padre ha posto, è quello di un nuovo umanesimo, di questo sviluppo integrale tra uomo e ambiente, che indubbiamente per portare a una nuova concezione dell'ambiente, per porci dei limiti, i limiti li deve porre l'uomo e ce li dobbiamo porre a noi, non solo una fetta di società, non solo l'Italia, non solo l'Europa, ma poi deve essere una riflessione indubbiamente mondiale, perché l'interconnessione dei principi ecologici dell'ambiente c'è sempre stato, per cui è così. Ma oggi devo dire, quindi da 50 anni fa si è partiti, oggi siamo in un momento di grandissima rivoluzione, di cammino positivo comunque. Pensare che in Italia da qualche giorno, ma
ovviamente lo conosciamo tutti, ha cominciato a funzionare il CITE, il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica. Ci sono i milioni del PNRR che devono essere spesi, una somma importante è sull'ambiente. Pensare che c'è un comitato di transizione ecologica come il CIPE, non si chiama più CIPE ma CIPES, dove che significa ovviamente dell'economia sostenibile, fa dire che siamo in cammino. E questo, voglio dire, è una prima riflessione, ma ovviamente traendo anche spunto da tutto quello che era stato detto. La seconda, mi viene da dire, è quella che anche il sindaco Occhiuto, che prima sentivo, poneva, ma anche l'epidemiologo, scusate che non ricordo il nome, poneva, è quella del rapporto urbanizzazione-territorio. Cioè, se non risolviamo questo, ma non solo in Italia, ma lo risolviamo nel mondo, credo, ecco, che questo sviluppo dell'ambiente umano integrale sarà un po' più difficile da raggiungerlo, e quindi anche la rigenerazione. La rigenerazione non deve vedere, non ha confini, o almeno i confini di prima, che erano i confini delle nostre belle città, di cui ovviamente anche questo tutti ne godiamo. Non ne parliamo delle megalopoli incredibili, veramente forse a volte impensabili, ma dobbiamo cercare, come già dei primi atti normativi nazionali dicono, dobbiamo cercare che questa distribuzione nazionale, 30% della popolazione vive in città, scusate, il 70% vive in città, il 30% vive fuori dalle città, nel territorio rurale montano. Però abbiamo un territorio rurale montano del 70%, poi l'Italia è conformata da colline che difendono la pianura, e se non c'è la presenza umana nelle colline e nelle nostre montagne, vediamo ovviamente molte volte i disastri che succedono, perché se il territorio è abbandonato, fosse le periferie urbane, ma fossero i contesti immediatamente fuori dalle città, poi i problemi ovviamente scoppiano perché non c'è nessuno che li cura. Quindi c'è questo rapporto perverso che la maggior parte sta nelle città, però il territorio sta gran parte fuori. Allora dobbiamo sfruttare oggi per far che? Per deflazionare indubbiamente le città, ma deflazionare le città non possiamo deflazionarle a volte, scusatemi il termine, così, solo per rendere l'idea. Non è che nelle montagne o nelle colline, come dire, dobbiamo creare delle condizioni di vita che già ci sono, che però devono essere maggiormente innervate, condizioni di vita che non possono essere, non saranno quelle delle città, delle grandissime urbanizzazioni, però certo che se poi non ci sono, non dico un ufficio postale, non dico una banca, non dico a volte un benzinaio, ma se non c'è una rete tecnologica informatica importante, a volte quelle viarie, e se non ci sono dei servizi importanti, certo che noi non possiamo creare dei contesti abitativi non come quelli delle città, ma comunque vivibili, dove le persone vanno, si spostano, e come, ma lo dico e lo ripeto, l'ho imparato da pochissimo e la mia pronuncia inglese non è il massimo, è stato coniato un termine, ma forse insomma anche questo si sa, che è un connubio di business e di leisure, che è vacanze, che è il bleisure cosiddetto, ma ripeto, la pronuncia non è il massimo. C'è un connubio di oggi, molto più di prima, di persone che lavorano nelle zone di montagna, nelle zone di collina. A volte, abbiamo letto, si sono spostate al sud, ma collegate tecnologicamente riescono a lavorare per la propria azienda al nord. Cioè, oggi abbiamo queste grandi possibilità. Quindi dobbiamo cercare, come il decreto clima, la legge clima, ha previsto la riforestazione attorno alle zone urbane e quindi degli ambienti di vita attorno, per portare, diciamo, i cosiddetti servizi ecosistemici vicino alle città, cercare di rendere le zone montane o collinari, ripeto, un po' attorno vicino alle città. Diciamo, Cosenza, mi viene da dire, è una di queste che vive immerse nei boschi, nelle montagne che ci sono attorno, ma mi viene Firenze, ma come molte altre città, evidentemente si deve cercare di deflazionare le città, rendere delle situazioni vivibili. E credo che anche nelle zone extraurbane, ma extraurbane anche lontane, e quindi poter sicuramente dare che cosa? Delle condizioni di benessere che, insomma, questo è un dato oggettivo. Le migliaia di persone che prima, almeno in questi 2 anni no, ma ora speriamo che ricomincino a uscire, che ogni sabato e domenica escono dalle grandi città
per andare a trovare boschi, aria, passeggiate, zone, laghi, diciamo, zone dove malghe, zone dove possono stare, indica che di questo lo dobbiamo rendere più strutturale. E allora quello, diciamo, di cui si parla, e non ultimo la rigenerazione, significa ovviamente anche questo. Se pensiamo che, anche qua scusate il termine, che l'agricoltura o il contadino o l'agricoltore, oggi imprenditore agricolo, e fino a 10 anni fa, 15 anni fa, e ne parlo perché ero responsabile di divisione di sicurezza agroalimentare, e negli ultimi 10 anni, 15 anni, ha avuto uno sviluppo incredibile di ricchezza, di prodotti di totale eccellenza, di tutto quello che ne ha significato.